è emerso fondamentalmente una notevole positività nei confronti dei servizi che sono offerti sia dalla multi-utility extra, sia magari un po' di meno dai loro concorrenti, però sempre su un buon livello. Questi i risultati di un'indagine dell'Istituto Piepoli sui servizi di fornitura di gas, acqua e raccolta rifiuti nelle province di Arezzo, Grosseto, Prato e Siena. Dati che hanno aperto il convegno ospitato dall'Arezzo Fiere Congressi e promosso da Estra dal titolo «I servizi pubblici italiani, guardiamoli in prospettiva. Multi Utility Toscana, amministrazioni a confronto». Sì, noi abbiamo lanciato il progetto Multi Utility Territoriale, capace di affrontare le prossime scadenze di natura regionale, le grandi care, dove potremmo soccombere se il sistema toscano non si organizza al meglio, non si aggrega, non si fonde, non crea una struttura poderosa dal piano della capacità di fare investimenti e di partecipare a grandi gare. Dobbiamo recuperare sovranità amministrativa nel nome dei sindaci, accorciare la filiera del controllo e della programmazione della gestione dei servizi pubblici e come Estra ci mettiamo a disposizione con uno spirito umile ma determinato. Una riflessione sul futuro dei sistemi dei servizi pubblici in Italia ed in particolare in Toscana alla luce dell'attuale stato di governance pubblica e della progressiva affermazione delle multi-utility. L'idea è che questo modello virtuoso di capacità di gestione dei servizi pubblici si possa estendere anche ad altri settori che in questo momento vedono gestori diversi nell'opportunità di andare verso una governance regionale, quantomeno regionale, più ampia, più robusta nell'interesse di cittadini e di imprese. Vediamo, ci vorrà tempo, non è una roba semplice, non ci sono ricette semplici a questioni piuttosto complesse come queste, però ce ne sono le opportunità. Partendo da una esperienza come quella di Estra che già ha in sé la forza o comunque dalla cornice entro cui provare a lavorare per fare passi ulteriori soprattutto nel campo dei rifiuti dell'acqua. Io penso che comunque la riflessione che emerge da questo convegno è una bella considerazione di una realtà come Estra, ma contemporaneamente dell'apporto che può offrire sia amministrazioni comunali sia alla realtà regionale per un'evoluzione tecnologica con interventi e investimenti sul territorio, che anche la possibilità dell'aprirsi al mercato e quindi dell'ingresso in borsa potrà in modo esponenziale offrire nel prossimo futuro. Un'idea, quella di vedere Estra come unico gestore dei servizi pubblici, che lo stesso comune di Arezzo aveva lanciato qualche mese fa per riappropriarsi del controllo pubblico su SEI Toscana. Oggi siamo maturi per poter dire che il modello di sviluppo legato a una multi-utility toscana può riguardare vari ambiti, su ambito regionale, ma per porsi, come più volte è stato detto, anche su un ambito nazionale. Tutto questo però a patto che, io l'ho detto con molta chiarezza, non si confonda il gestore unico con l'organo di controllo unico, nel senso che gli ATO territoriali, come sono oggi definiti in Toscana, quindi di area vasta, Toscana Sud, Toscana Costa e Toscana Centro, secondo me hanno una dimensione territoriale persino troppo eccessiva. Non si può andare oltre. Il gestore unico regionale, così come proposto qualche mese fa dal governatore Rossi, per fortuna si è fermato, non è compatibile con le esigenze dei territori, con le specificità dei territori, con le esigenze dei sindaci. Quindi gestione anche unica, ma a fronte di un organo di indirizzo e controllo che al massimo deve avere la scala di area vasta.